Arrivato a Perugia. In reception mi hanno regalato dei cioccolatini con scritta la password del wifi. Ho sbagliato. Ma qui è fatto tutto a cioccolato. Rip Nicolò insegna gli angeli a sognare. Ragazzi, sembra una giornata d'estate. Pozzanghera. Avevo proprio bisogno di fare una cosa così in Italia, tranquillo, in mezzo alle vigne, con la bici a pedalata assistita. Era la prima volta che mi facevo un giro con una di queste. Il famoso olio monodose. Io vi faccio vedere una cosa. Siamo alla cantina Monte Vibiano, guardate che bello. Adesso dopo la pedalata ci facciamo un po' di bruschette. E caro! Poi, allora, questo è un aceto balsamico invecchiato 10 anni, sono convinto che questo... Mi hanno appena regalato 12 boccettine di olio monodose, tutti diversi sapori, un sacco di cose buone che proverò a Natale, ovvero la prossima volta che starò un po' a casa. Ti faccio una foto così sembra che... Sì, sì. Per mezzo... Allora, Camilla, tu metti qua, non devo far fuori, eh? Congelato? Congelato. Ah, olio congelato. La camera è piatta. Sono male, in quanto costa questo vino? Sbrate 30.000 euro. Costa un sacco di migliaia. 30.000 euro a bottiglia. Tu c'hai lo zaino. Pranzo fantastico, castello bellissimo. Adesso per la prima volta siamo venuti, cioè io non ero mai venuto a visitare la fabbrica della Perugina. Nel 1939 viene aperto il negozio Perugina nella centralissima Fifth Avenue, prima base di un impero alimentare negli Stati Uniti. Stiamo facendo la degustazione. L'ultima volta che ho mangiato il Galak andavo ancora all'oratorio. Sì, no. Non mi hanno fatto filmare gli Oompa Loompa. Invece l'app che ti prende come se usa. Giorno. Seconda giornata qua in Umbria. Sì. Per aumentare il tuo imbarazzo. Vedete le diversate atture? La faremo breve perché mi mette l'ansia. Però mi piace lavorare su quello. Solo che quando vedete i buchi per terra li dovete evitare. Più le due persone che alzavano i lici, più la persona che tesseva. Questo era un museo di tessitura a mano all'interno della chiesa di San Francesco delle Donne. Adesso siamo venuti a vedere la Galleria Nazionale dell'Umbria, che si trova in pienissimo centro a Perugia, dentro al Palazzo dei Priori. Perché ridi, zio? Ma che foto a me. Ah, ci voleva una bella tazza di olio bollente. Sono tutto lubrificato. Vai. Allora, questa intervista che ho appena fatto con loro finisce su Radiofonica, la radio dell'Università di Perugia. Quella che ho fatto prima invece va su Stazione Panzana. E niente, se avete voglia di sentire le cose che ho raccontato, visto che non ho filmato nulla del mio intervento di oggi, potete andarle a vedere lì. Io sono arrivato 3 giorni fa a Perugia, ma non avevo ancora fatto un giro in centro. Cioè, stiamo camminando su un acquedotto. Che figata. Sono riuscito a scroccare un passaggio per andare in hotel e poi alla stazione. Sto volando alla stazione. Ho scoperto che per stasera non avevo più interventi programmati, quindi ho preso il primo treno per tornare a casa. Arriverò, se tutto va bene, all'1:10. Sono nella magica Terontola. Non ho perso la coincidenza. Asia. Ora del decesso, 1:10. Sto andando a Treviso e sono un pochino in ritardo per il TEDx.
E anche questa è andata. Qualcosa di tipo bello spiccioso. Questa qua sarà la mia cena. Veramente carino il centro di Treviso. Mi sono fatto un giretto con una mia amica. Comunque grazie a tutti quelli che sono venuti oggi a sentirmi al TEDx. Grazie anche a quelli che sono venuti a Perugia, alla Camera di Commercio e alla Festa della Rete che mi ha invitato. Ora sto tornando a casa, però prima dovevo fare una sosta obbligata. A busta con la busta.